L'uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto ha monopolizzato l'attenzione dei telespettatori di Ballando con le Stelle, oscurando infortuni, litigate e polemiche. Il giurato ha lasciato di colpo la sua postazione, nonostante Selvaggia Lucarelli abbia cercato di fermarlo. Ma dove vai? No, vieni qui, fermati, resta. Subito dopo l'uomo ha raggiunto l'amica Amanda Lear dietro le quinte, ha scherzato con lei ed ha anche rilasciato delle interviste. A seguito del gesto dello stilista sono circolate diverse versioni dell'accaduto. C'è chi ha parlato di un malore improvviso, ma nei video registrati nel backstage pareva stare più che bene, chi di una serata a briglie sciolte e anche di problemi legati al lavoro di stilista di Guillermo. Adesso però è il giurato a parlare e a rivelare quello che è accaduto sabato notte negli studi di Ballando con le Stelle. Mariotto dà la sua versione dei fatti, se Milly mi vorrà io ci sarò. Guillermo in un'intervista rilasciata poco fa all'agenzia di stampa Ancronos ha spiegato di aver dovuto abbandonare lo studio di Ballando con le Stelle per risolvere un grosso problema capitato all'atelier Gattinoni. Pare che una persona addetta alla consegna di abiti di alta moda si sia sentita male. Mariotto ha anche ammesso di aver ripreso i contatti con la produzione di Ballando solo stamani. Non c'è stata nessuna fuga da Ballando con le Stelle, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un'assenza in TV, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato. Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, Un buco nel cuore, De Andreis, capo autore di Ballando, NDR, mi ha risposto con un'altra hit di Renato Zero, La pace sia con te. Se Milly mi vorrà, io ci sarò, ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma, Da noi. A ruota libera.